mettiamoci un po' di orgoglio di qualche azzurro e vedrete che il 3-0 ci sta tutto. Un rimpallo favorevole ed ecco pronto il Lesso Carbone a trafiggere il portiere avversario. Con l'1-0 a favore ha cominciato a fluidificare e tirare anche Cruz e poi con un preciso assist è andato in gol Agostini che il Gualco ha seguito come un'ombra. Simone ha tentato di tutto nella ripresa, ha sostituito l'evanescente Tentoni con José Pirri ed Agostini con il rientrante Sclosa, ma nonostante ciò è rimasta la Cremonese già vista, slegata, poco pericolosa, vulnerabile in difesa dove Turci non ha potuto far altro che fermare come vedete Agostini. Carbone è stato allora il giustiziere inesorabile dagli 11 metri. Anche Guerrini ha provato a cambiare qualcosa, finalmente ha utilizzato Altomare, che si è dimostrato utilissimo alla manovra azzurra di centrocampo e dai piedi di Lincoln, allorché è avanzato a centravanti, per l'uscita di Agostini, sono partite manovre insidiose. Il 3-0 garantisce un ritorno sicuro tra 15 giorni, tanto più che il palo colpito da Verdelli ha aumentato questa probabilità. L'attacco di Orlandini, il suo lungo traversone a cercare la testa di Fontolan, tacca bene Maldini e poi la conclusione di Pancev sul fondo. La finta, la doppia finta su Fontolan, il tocco corto verso Simone. Un'occhiata a centro area, il traversone, la risposta di Lentini e quindi osservate il tocco di Massaro per Lentini, Bia tiene in gioco il giocatore del Milan e il Milan passa in vantaggio al 37esimo con Gigi Lentini, un gol atteso veramente da tanto e tanto tempo. E qui siamo alla ripresa, decimo minuto, Bianchi ha inserito Del Vecchio al posto di Conte, un difensore Del Vecchio che propizia il pareggio nerazzurro. Cerca il doppio dribbling e vi riesce su Costacurta e Panucci ed è Costacurta che tocca Del Vecchio lanciato verso la porta di Ghielpo. Collina non ha esitazioni e calcio di rigore. Alla battuta Orlandini. Si pensava ad un'esecuzione di Pancev, il macedone lascia ad Orlandini l'esecuzione, spiazzato Ghielpo e l'Inter quindi si porta sull'1-1 al decimo minuto della ripresa. È un Milan che a questo punto abbandona anche una certa sagacia tattica, si sposta completamente dalle parti di Pagliuca e osservate questa manovra in contropiede dell'Inter. Inizia Pancev, Festa si proietta a grande velocità in area di rigore avversaria. Orlandini sulla sinistra, prova a chiuderlo Costacurta, il cross che aggira tutti, sbuca Festa alle spalle, difesa rossonera ferma e Gapitan Bergomi. Bergomi porta in vantaggio l'Inter inaspettatamente al 18esimo minuto. Ed è ovvio che quindi il Milan cerchi il pareggio. Qui c'è l'angolo di Albertini, va a staccare Filippo Galli ed è Massimo Paganin che si sostituisce a Pagliuca, in pratica battuto. Siamo intorno al 23esimo minuto, prosegue la manovra Tassotti, che era subentrato l'infortunato Maldini e proprio Filippo Galli è protagonista di un episodio importante nel corso della ripresa, lo scontro con Pancev. E a un certo punto Collina fischia ed estrae il cartellino rosso. Si presume quindi proteste da parte del capitano rossonero che è costretto a lasciare il campo al 28esimo minuto. Lentini verso Costacurta, Milan in 10 uomini dal 28esimo per espulsione di Filippo Galli. Boban, Albertini, non ci sono spazi per la conclusione, sulla destra per capitan Tassotti, quindi verso Massaro. E c'è questa volta la risposta pronta di Pagliuca sulla girata di Massaro. Ed ora al 42esimo l'iniziativa di Del Vecchio con la difesa rossonera sbilanciata, prova il dribbling su Massaro che è andato a ripiegare. E poi osservate l'intervento di Ghielpo con la testa, un colpo di testa provvidenziale sul retropassaggio di Costacurta. 47esimo minuto, siamo proprio in chiusura, grandissima occasione per arrotondare ancora il risultato del vecchio Ghielpo e lo specchio della porta non viene centrato. Quindi a San Siro nel derby di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, Inter batte Milan 2-1. Al 18esimo il Piacenza va in vantaggio, gran numero di Inzaghi che in area controlla di petto, elude con un'ottima finta l'intervento di Bergodi e batte Marchegiani con un sinistro morbido e preciso. Il replay esalta la prodezza di Inzaghi, nazionale under 21 e vice capo cannoniere della Serie B.
La Lazio arriva al pareggio 5 minuti dopo, l'errato disimpegno di Jacobelli consente a Signori di smarcare Casiraghi, il diagonale di piatto destro del nazionale non lascia scampo a Taibbi. Lazio vicina al 2-1 al 36esimo, cross dalla sinistra di Rambaudi, un tuffo di Casiraghi molto bello ma non fortunato, il giocatore centra clamorosamente il palo della porta di Taibbi. Al 46esimo il Piacenza torna in vantaggio grazie a questo erroraccio di Marcheggiani, molto pronto Piovani ad insaccare a porta vuota e il portiere della Lazio se la prende con un falso rimbalzo sul terreno di gioco. La Lazio nella ripresa attacca a testa bassa, corner di Signori, gran tuffo di Casiraghi, palla che scheggia la traversa, ma il Piacenza non rinuncia al contropiede. Qui è ancora bravo Piovani, lanciato da Inzaghi, a impegnare Marcheggiani. Lazio che è ancora a caccia del pareggio con Di Matteo, la conclusione deviata, molto bravo Taibbi a recuperare la posizione e a mettere in angolo. Al 18esimo entra Bocic, tenuto in panchina da Zeman al posto di Rambaudi. Ancora sul calcio d'angolo, un'altra occasione per la Lazio e Cravero di testa a sfiorare il palo. Al 27esimo arriva il pareggio della Lazio, Di Matteo lancia Bocic che in aria si libera e batte a rete, ottima la risposta di Taibbi che però nulla può sulla ribattuta ravvicinata di Casiraghi che firma la doppietta e Casiraghi va vicino al terzo gol di testa due minuti dopo. C'è ancora un'occasione di contropiede per Zuppa del Piacenza, bravo questa volta Marcheggiani e a tre minuti dalla fine Lazio che vince la partita con questa punizione di Di Matteo deviata dalla barriera, spiazzato Taibbi può solo osservare il pallone e terminare in rete. Il replay evidenzia questa deviazione su una punizione concessa forse con un po' di longanimità dall'arbitro Rodomonti. Il Foggia brinda in coppa, ipoteca il passaggio ai quarti e riscatta la sconfitta subita 20 giorni fa in campionato. Partita nervosa, 7 ammoniti e il Torino in avvio a rendersi pericoloso su una punizione di Abedi Pelé. Il Foggia ha qualche problema in fase di impostazione, ben bloccato dall'organizzata difesa del Torino. Il Foggia peraltro deve fare a meno di Colivano, impegnato con la nazionale del suo paese. Il Torino potrebbe passare in vantaggio con Silenzi, ispirato da Abedi Pelé. L'attaccante si libera di Parisi, ma il suo pallonetto non è preciso. Il Torino spreca, il Foggia sblocca il risultato al 33esimo sugli sviluppi di una poderosa punizione di Di Biagio sul cross di Bresciani, interviene De Vincenzo ma il tocco decisivo è di Di Biagio. Il raddoppio dopo due minuti su cross di Nicoli, perfetto colpo di testa di Bresciani. Nella ripresa spinge il Torino, il Foggia si cautela inserendo Sciacca, centrocampista di copertura, al posto dell'attaccante Marazzina. Il Torino ha un'ottima opportunità al 12esimo, su assist di Silenzi si gira bene Luiso, gran diagonale che Mancini manda in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, mal tagliati di testa ma Bucaro allontana. Il Foggia schizza rapido in contropiede dal 34esimo, chiude il conto da Bresciani a Biagioni, gran tiro di collopiede che finisce all'incrocio dei pali. Il Genoa affronta la Roma capolista con grande determinazione. Privo di Scurati e Onorati e con Micillo in porta al posto di Tacconi, che è in panchina, punta sulle scorribande di Nappi e Van Schip in avanti, ma soprattutto sul pressing a centrocampo e sulla buona tenuta in difesa. La Roma sembra decisa a continuare a controllare la partita, ma il Genoa, più concentrato e governato alla perfezione a centrocampo da Manicone, con Bortolatti retrocesso nel ruolo di libero, dà un'accelerata improvvisa. All'11esimo è Nappi a involarsi sulla destra e a tagliare un pallone al centro che l'esordiente Castorina catapulta in gol. La Roma reagisce con una punizione di Fonseca alta e con un duetto tra l'uruguaiano in serata negativa tanto che sarà sostituito e Balbo. Alla mezz'ora il Genoa rilancia. Prima Manicone arriva tu per tu con Cervone che riesce comunque a fermarlo. Poi è Nappi, lanciato da Ruotolo, a mettere dentro il pallone del 2-0. Neppure adesso la Roma si scuote, a parte una punizione al lato di Balbo. E sul finire è Ruotolo a mancare di poco il 3-0 dopo un'azione personale. Il tempo per Micillo di confermarsi degno erede di Tacconi uscendo su Balbo e arriva alla fine. Tutto facile per la Juventus, davanti a 2000 spettatori si rivede Paolo Sousa. Lippi propone il nuovo trio offensivo Baggio, Vialli, Del Piero. Nella Reggiana rientra Bresciani, esordisce Gambaro. Juventus subito all'attacco, ma Baggio sui palloni alti non è a suo agio. Ma proprio il capitano ritorna al gol e porta la Juventus in vantaggio. Al 16esimo sul cross del bravissimo Di Livio, il Codino si esibisce da campione nel liberarsi nel colpire di sinistro, 1-0.
Juve padrona del campo, la Reggiana si vede al 27esimo, ma il tiro di Gambaro non è fortunato. Ruggini mondiali in questo duello fra Baggio e il nigeriano Olisei. Al 37esimo Bresciani arriva in ritardo di un soffio sul lancio dello stesso Olisei, molto attivo. La Juventus chiude il tempo in attacco, ma Vialli ancora una volta non è inserata. Buona la preparazione, meno le conclusioni in entrambi i casi. L'inizio del secondo tempo vede Marocchi, schierato fin dall'inizio della partita, protagonista. Prima impegna Antognoli con un gran tiro. Poi al decimo chiude in gol una bella combinazione con Baggio e Vialli. Fa 2-0 per la Juventus. Meritato. Al 23esimo Ravanelli sostituisce Del Piero. Rampulla, che all'inizio della ripresa ha rimpiazzato Peruzzi, deve aspettare 26 minuti per toccare il primo pallone. Al 30esimo dentro Tacchinardi e fuori Marocchi, tra gli applausi. Non c'è più spazio per le emozioni, soltanto le considerazioni. Reggiana così inoffensiva da offrire alla Juventus la possibilità di esibirsi in scioltezza. Ritrovati in salute Baggio, che al 43esimo sfiora il terzo gol, e Sousa, mentre Vialli continua l'affannosa ricerca del gol. 1.000 lire a ticket per donne e bambini, ma anche l'opulenta Parma ha deciso di snobbare il calcio dei giorni feriali. Tribune per tre quarti vuote e 10 minuti abbondanti di noiosa melina a centrocampo prima di vedere il primo tiro in porta, che però vale l'1-0 per il Parma. Cross di Crippa, testa di Dino Baggio e di Bitonto fermo a guardare. Parma senza Apolloni, Benarrivo, Di Chiara e Zola, ma coi sostituti decisi a non farli rimpiangere. Cagliari senza Fiori e Oliveira, votato più a difendere che a far gioco. Alla mezz'ora Di Bitonto si salva coi pugni, prima su tiro di Crippa, poi di Couto. Puscetto risponde colpendo la traversa su punizione, ma Couto, con una incornata da Albo d'Oro, infila il 2-0 allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Cagliari, più che cercare il gol, che in Coppa vale doppio, lavora per contenere il passivo e, grazie all'imprecisione di Branca e Aspriglia, alla fine ci riesce e finisce così 2-0 per il Parma. Guai fidarsi di una Samp così malconcia. Aveva ragione Ranieri a mettere in guardia i suoi una manciata di minuti e la Samp è in vantaggio. L'azione parte dal piede di Mihajlovic, recuperata in extremis, la chiude Melli. Doveva essere tutto facile alla vigilia per la Fiorentina, che invece ha rischiato di uscire con le ossa rotte in tutti i sensi. Alla 26esimo i Viola perdono anche Baiano, si fa male da solo, il ginocchio infortunato è il destro, già operato nell'estate del 93. Battistuta arriva con regolarità al tiro, ma la mira è imprecisa. Zenga si fa cogliere impreparato sul tiro di Carbone, ma la Samp deve ringraziare il suo portiere per aver limitato il passivo. La prima prodezza è sulla conclusione di Di Mario. Nella ripresa entra in campo un'altra fiorentina, Flachi al posto di Baiano, non era riuscito a fare la differenza, Robbiati dentro per Carbone sì. È bravissimo Toldo a bloccare Lombardo e comincia da qui la rimonta viola. Il duello Zenga-Battistuta continua, prima il numero uno brucerchiato respinge di piede, poi è salvato dal palo. Il gol è nell'aria, Zenga lo rinvia respingendo il tiro di Marzio Santos, ma nulla può sulla diagonale di Robbiati, è il 27esimo 1-1. La Fiorentina capisce che c'è ancora il tempo per vincere. Al 33esimo ancora Robbiati, di tacco, blocca Zenga. Al 39esimo Battistuta sbaglia di testa da due passi, ma poco dopo, al 41esimo, batte per la seconda volta Zenga. La Samp chiude in 10 per l'espulsione di Invernizzi. Ricordate le bottigliette sulla testa del portiere del Salisburgo Conrad nella partita di Coppa dei Campioni? È stata presa una decisione ieri dall'UEFA.